adesso il becco io. 3, 2, 1. Oh, mamma, ma siamo malati! Cosa stai facendo? Ma sono impazzita! Allora, 1, 2, 3, 4, 5 giorni! Ne mancano solo 5! Sapete a che cosa, amicetti? Sapete a che cosa? All'inizio della scuola! Esatto, finalmente Riccardo e Giada torneranno a scuola! E sì, anche voi, lo so, magari non siete così contenti come noi mamme! Io sono assolutamente estasiata! Ok, allora, l'unica cosa è... Ma Giada, avrò finito tutti i compiti delle vacanze? Quanto ce l'ho? Io non me lo ricordo! Ok, sono le 8 di mattina e io mi sono dimenticata di controllare i compiti di Giada in questi giorni. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, questo è il suo libro delle vacanze e vediamo quante pagine gli mancano. Abbiamo fatto una X a tutte le pagine già fatte, quindi sono 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pagine. No, mancano 5 giorni e 13 pagine di compiti. No, così non va bene. La devo andare a svegliare e sveglio anche Ricky. Intanto che ci sono, vado su subito. Giada! 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 Amore, è ora di alzarsi, tesoro. Devi sbrigarti. Tirati su dal letto. È mattina. Sono le 8! Sì, è vero che siamo ancora in vacanza, ma non abbiamo finito i compiti delle vacanze! La maestra ci fa fuori! Dai, svegliati, svegliati, dai, svegliati! No, mamma, non urlare! Oh, sto tanto bene! Oh, ma quante pagine mi mancavano? Mi sembra solo 2, no? Cosa vuol dire? Come non stai bene? Che cosa c'è? Cosa c'hai? Non ne mancano solo 2 di pagine! Ne mancano circa... Quanto avevamo detto? 15, 16, 13? Non mi ricordo! Ma mancano solo 5 giorni all'inizio della scuola! Fammi sentire! Oh, ma sei bollente! Ma c'ho anche un po' di freddo! Oh no, stai tutta bella coperta! Fammi sentire! Oh mamma mia! Oh, mi gente! Non è possibile! Mancano 5 giorni alla scuola e lei non sta bene! Non tossire, non tossire! Non tossire, non tossire! Sei qui bella coperta! Adesso vado giù e chiamo Riccardo e il termometro! Le medicine! Non so neanche che cosa ho in casa! No, le medicine no! Zitta, 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 zitta! Stai qui e poi facciamo i compiti! No, mentre stai male non possiamo! Oh no! Oh, adesso mi dovete spiegare cos'è tutto questo casino. Sono alle 8, siamo in vacanza e io c'ho sonno. Ricky, non puoi capire, non puoi capire. 5 giorni all'inizio, 5 giorni. Giada non sta bene, ha la febbre, ha la tosse. Mi devi, oddio, il raffreddore. Mi devi aiutare, mi devi assolutamente aiutare. Oggi giornata dedicata a tua sorella e a farla guarire. Quindi dobbiamo fare i suoi servi. Hai capito bene? Sì, amore, stai giù, patata. Non parlare, sennò ti affatichi. Hai capito o no? I servi? Malata! Oddio, oh mamma. Mi giuro, non sento tanto. No, Ricky, pure tu! No, no, no! Sveglia, sveglia! Sveglia, sveglia! Ricky! Ricky, sveglia, sveglia! Dai, svegliati! Sveglia! Ma cosa avete? È che tu hai la febbre! Ti senti male? Sì, sto freddo! Freddo! Mi calmo! Ragazzi, mettetevi tutte e due sotto le coperte! Sì, sotto le coperte! Sotto le coperte insieme! Forza! Freddo! Vieni qua! Ma bene di no! Vado subito giù a prendere tutto il necessario. I termometri, le medicine. Arrivo ragazzi. Non svenite. Arrivo subito. Voi non svenite. Vi lascio la luce accesa. Aspetta c'è luce. Arrivo. Ricky, però la mamma è un po' pazza. Sì. Comunque anche tu stai male. Guarda, io mi sento malissimo. Mai stato peggio, eh? Te invece? No,
malissimo, mi viene da svenire. Calma. Poveri bambini, poveri ragazzi, povera madre. 5 giorni, 5 così. No, non ce la posso fare. La mascherina. Ok, ok, ok. Amicetti, la mascherina. Perché potrebbe anche essere Covid. Non si sa mai nella vita. Ora prendiamo il termometro e le medicine. Penso di aver tutto. Allora, abbiamo il termometro, il disinfettante, non si sa mai, il frontline e il Voltaren e varie, oh, e varie medicine. Qui c'è di tutto, anche le supposte. Oddio, ma forse il frontline non per gatti e furetti, forse per Riccardo può andare bene. Allora, il Voltaren mi era caduto. Ragazzi, ragazzi, come state? Quanto è passato? 10 minuti? 5? Oddio, questa crema non vuole proprio stare nella sua scatola. Allora ho portato tutto. L'Asonil, il termometro, le supposte. E adesso proviamo subito la febbre giada. Ok, amore mio. Sì, 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 sì. Metti questa. Acceso, spento, spento, acceso. Ok, sei qui, tutta bella coperta. Mamma, tu prezzo. Oh mio Dio, bollente. Vediamo. Oh no! Quanto? 40 di febbre! Oh! E adesso, amore, sei sotto, sei sotto. Riccardo, toccati a provare la febbre. Forza, dai! Grazie mamma, adesso la misura, secondo me ce l'ho altissima. Già che ci sei, vai a prendermi un goccino d'acqua frizzante che sto morendo di sete. Anche a me frizzante. Però comunque io qua in camera c'ho dei walkie talkie. Ricky, prendi il walkie talkie. Cos'è un walkie talkie? Vai a prenderli lì, così almeno per la mamma sarà più semplice. Brava Giada, sei una genia. Tieni. Tieni mamma, i walkie talkie. I walkie talkie, no. No. No, amicetti, no. Ve lo ricordate l'ultima volta che abbiamo usato i walkie talkie? È stata una tragedia. Ho fatto 100 volte le scale. Vabbè, poverini ragazzi, voi state poco bene e io terrò questo walkie talkie come un tesoro. Vado a prendere l'acqua. Comunque la mamma non so perché se la prende con un walkie talkie, tanto non la disturberemo molto. Adesso Ricky, buonanotte. Ok, buonanotte. Sì, sì, hai ragione, la mamma proprio è pazza. Dai, 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 muoviti, veloce. Cosa, Ricky? Niente, niente. Ok, eccomi qua. Ecco qua le vostre due acque. Sono belle, fresche, freschissime. Solo per voi, ragazzi. Quella rosa è per Ricky, quella blu è per Giada. Cioè, quella rosa è per Giada e quella blu è per Ricky. Cioè, prendete il colore che vi piace di più. Grazie per l'acqua. Grazie. Mamma, la mia febbre è altissima. No, non me lo dire. Sì, è 43 e mezzo. Ok, allora adesso vado giù e se avete bisogno di qualcosa avete il walkie talkie, ok ragazzi? Okay. Sì, grazie. Giada, sei un po' meglio? Ok. Io sto malissimo, malissimo. Io credo di dovervi preparare lo sciroppo. Vado giù a prenderlo. Sciroppo? Sciroppo no! Oh. Sciroppo, sciroppo. Fammi un bel brodino. Mamma, okay. Mi fai brodino? Brodino e sciroppo. Ok, amicetti, oh poveri ragazzi. Adesso gli preparo un bello sciroppino a tutte e due. Con i cucchiaini e vado su a darglielo, povere gioie. Ok, eccoci qua. Sciroppino e cucchiaini. Come state, gioie mie? Malissimo, malissimo. Allora, la prima a bere lo sciroppino sarai so proprio io, so tu io. Amore mio, vai. È alla fragola, dai, non è così male. E il secondo sarai tu. Il tuo invece è quello da adulto, quello che sa di... Non ci sono controindicazioni, vero? No, no, nessuna controindicazione, è contro la febbre e la tosse, forza. Era buono? No. Buono, mamma.
Oh, bene. E ora quello da adulto è così, quello sapore. Ragazzi, vi lascio qui a dormire. Perfetto. Lo sciopino. Fatto, amicetti. E ora prepariamo il proteino. Ok, il proteino è quasi pronto. Sì. Come ti prendo un piede? E quindi? Basto. Arrivo. Amicetti. Chiedile una cannuccia. Una cannuccia? Due. Ragazzi, ragazzi! Mamma! Basta con le vostre richieste! Io non ce la faccio più! Mi state facendo salire, scendere, salire, scendere! Intanto i vostri brodini sono prontini, prontini! E alla mia piccolina la imbocco io! Ecco qua! Amici, mamma, non ce la faccio, mi imbocchi un po'! Certo, tieni la mano bene e non lo rovesciare! Hai sputato il brodino! Ma è così delizioso! Senti che aroma! Tieni, piccolo di mamma! Non sputare, non sputare! Vabbè, vabbè, ho già capito! Liberati stasera! Che schifo, tutti sputati! Ma io posso avere dei figli così ingrati! Ho preparato il brodino con tanto amore, le coperte, i cuscini, i cactus! Oh, non ne posso più! Mamma, mi porti un ghiacciolo? Un'altra coperta! Arriva subito! Non ce la faccio più! Arrivo! Amicetti! Salutate voi! Io voglio 5 giorni da scuola! Ehi, che c'ho caldo! Sì, Giada, quando hai le febbre si suda, se prendi la tachipirina, tranquilla, normale. Dormi, dormi. Sì, dormi. Non toccarmi. Dormi, piccolina. Non toccarmi. Dormi anche tu, dai. Sì, sì, sì. Ok, si è addormentata. Amicetti, io sto morendo di fame. Altro che brodino e brodino. Ma chi lo vuole il brodino? Io adesso vado giù a mangiarmi pan di stelle, i panini giganti del McDonald's, i Kinder Paradiso. Sì, sì, vado, vado, vado. La mamma si è addormentata. Vado a mangiare. Sono pieno. Adesso torno su e porto il mio cioccolatino a Giada. Prendo un po' di Coca-Cola. È meglio che vada a vedere i ragazzi come stanno. È vero che stanno dormendo come due angioletti, però magari i poverini li si è alzata la febbre. È meglio che salgo. Ragazzi, state dormendo? Come due angioletti, l'avevo detto, guardali che carini. Quando sono malati sono anche più carini. Me ne vado. Che carini, dormono come due angioletti, tutte e due.
guarda, guarda che casino. Mirtilli, pezzi di prosciutto. Schifo, sei salito. Oh, fammi mettere via. Oh, per un pelo, amicetti. Mi stava per beccare. Ah, meno male, sono sempre un passo avanti. Chi è? Ah, è Davide. Pronto, ciao Davide. Ciao, sì, assolutamente posso parlare, certo. No, sto benissimo. Stasera, fra un'ora. Certo che ci sono, sto in formissima, frate. Certo, sì, andiamo al pub. Sì, ci sono. Mi preparo, mi passate a prendere voi, certo. Sì, sono carichissimo. Va bene, a dopo, ciao. Perfetto, sì, stasera vado al bowling, mi diverto e... Ma io sono malato in teoria. Ma che cos'è stato tutto questo frastuono? Mi sembrava la voce di Riccardo al telefono. Adesso lo becco io. 3, 2, 1. Oh, mamma, ma siamo malati. Cosa stai facendo? Sono impazzita. Mamma, stavo dormendo. Ho perso 10 anni di vita. Scusate ragazzi, continuate a dormire. Sono... è la stanchezza. Scusate. Amicetti, qui qualcosa non mi quadra. Allora, prima ho trovato del cibo tutto sparso in giro e Dario non è in casa, non è né in bagno, né in taverna, né da nessuna parte. E ora sono sicura di aver sentito la voce di Riccardo. Ho paura che, come al solito, stia tentando di fregarmi. Ma io sono più furba di lui, eh. Venite con me. Voi vi ricordate le solite telecamere nascoste che abbiamo in casa per i ladri? Bene, ora le visioneremo tutte, una per una. Allora, impostiamo l'orario e... Avevo ragione io, come al solito. Riccardo voleva fare il furbo a lui sia a mangiare che a telefonare. E adesso vado là e lo smaschero. Sì, vendetta sia. Vado su. Riccardo! Sì, mamma! Stai mangiando i pan di stelle mentre tua sorella ha la febbre alta! Mi sento molto meglio adesso, in effetti. Sì, pronto, chi è? Sì, bolletta, gas, enicas, luce. Ma cosa succede? Riccardo, ti strangolo, ti massacro, ti... Oddio, oh, una sincope. Ricky, bravo. Abbiamo bisogno di acqua fresca, un limoncino e... quei panni della roba sporca, là in lavatrice, poi c'è da svuotare la lavatrice e da stendere, grazie. Io dormo. Sì, anch'io, buonanotte amore mio. Buonanotte. Oh, la febbre è scesa, un pochino sì. Oh, amicetti, mi sa che non uscirò stasera. Chi la fa l'aspetti, eh. Ricky, l'acqua! I tatuaggi e le color bomb di Ninna e Matti sono in edicola e su Amazon. Comprale e taggaci in una foto. Giada si sente male e sviene in piscina. Questa mattina, quando ho svegliato Giada, lei non si è sentita bene. L'ho coperta e curata, ma voleva comunque uscire. Come al solito è scappata e quando mi sono accorta che era sparita, era troppo tardi. Giada, è tardissimo! Giada! Dalla tua mamma! Ma poi fai venire un infarto! Sì, forse sai. È che la sveglia suona sempre in ritardo. Io non lo so chi la mezza a quell'ora. Chissà chi è? Io, sì. Dai, forza, ci dobbiamo vestire. Adesso ti prendo tutti i vestiti da mettere. Mamma, però mi brucia un po' la gola. Come? Ti fa male la gola? La tosse? Oh no! Vado subito a prendere il termometro! Aspetta qui! Mamma, ma non c'è bisogno, mi brucia un po', non tanto! Eccomi, ho provato il termometro e speriamo che tu non abbia la febbre, Giada! Altrimenti niente scuola per una settimana! Oh no, e dove ti mando? E come faccio? Oh, vabbè, iniziamo a provarla! Ok, mamma, non c'è allora... bisogno.
metti questo termometro e zitta. E adesso stai coperta, lo sapevo che questo pigiama è tutto sfracciato. Non è ancora arrivato il periodo del pigiamino leggero, non è estate. Ovvero. Fa sentire mamma. Oh, t'ho lasciato un po' di rossetto. Ok, vediamo questo termometro adesso. Vabbè, facciamo passare 5 minuti. Ritorno tra 5 minuti esatti. Ok, sono passati 5 minuti e per non saper né leggere né scrivere ho portato una coperta pelosa e il pigiamone di Giada. Perché? Secondo me ha preso freddo. Ora glielo mettiamo. Eccomi Giada. Ha suonato. Ok, ha suonato, sì. Ho portato giusto due cosine. Fa vedere. Quanto? Hai 37,1. 37,1. Vabbè, non è una febbre tanto alta, però non è neanche così bassa e non è da sottovalutare. Non puoi andare a scuola oggi. Allora, perché? Il termometro. Ma sono la tacchetta di febbre. Ma non si sa mai che possa peggiorare. Anzi, guarda, ti dico, infilati questo e io ti vado a prendere lo sciroppo. Dai, infilati tutto il pigiamone. No. Ma siamo impazzite. No, fa troppo freddo. Hai preso freddo? Lo sapevo io che non ti dovevo lasciare uscire in questi giorni. Dai, forza. Dai, mettilo. Ok, allora abbiamo sistemato tutto. Mamma, adesso... ma io ho caldissimo. Non mi interessa. Rimani così tutta coperta. Hai preso freddo in questi giorni, ti stai ammalando. Dai, mettiti giù quella nanna e non andiamo a scuola. Io non mi copro però con quella. Ma come no? Certo che ti copri. Forza. Mamma, io caldo. I bambini non capiscono mai le premure delle mamme. Non te li togliere! Vabbè, l'importante è che stia a letto e al calduccio. E adesso gli preparo anche una bella tisanina. Non ti sfogliare che prendi freddo. Vado a preparare la tisana caldissima, bollente, ustionante. Oh, è fuori di testa quando la febbre. No! Oh, dai! Oh, caldo! Ma sto molto meglio! Adesso mi vesto e vado a chiedere alla mamma se posso uscire. Allora, oggi niente caffè perché sono già agitata a sufficienza. La mia bimba non sta bene. E allora mi sono fatta anche una tisanina. Una bella camomillina calda calda. Perché amicetti, io ve lo voglio dire, non si esce mai nemmeno con una tacchetta di febbre. In più un brucerello a go. Io sto meglio. Io sto meglio. Non ti scoprire, siamo impazziti qui. Sei coperta? No, che stai meglio, fa sentire? No, non se ne parla, non se ne parla proprio. Ma che uscire? Uscire dove? Fuori. Dove si da fuori? Fuori? Ma hai visto che tempo c'è fuori? C'è il sole! Apriti bene, vai su nel letto, fila, dai, mettiti. Dai, mettilo, mettilo. Perché? Dai, fila su, fila su. Che bello! Ti preparo un'altra tisanina? Ti do la mia! Amore, te la porto! Ok, allora tieni la tisanina calda bollente, bevila e io vado. Mi raccomando, poi subito fino a letto. Che schifo. Comunque, adesso io mi vesto e vado fuori in giardino di nascosto. Vado, questa tisana la berrò. Anzi, la butterò. Ancetti, adesso io mi nascondo sotto al mobile così almeno la mamma non mi scopre perché adesso vado in giardino. Ah, ma di sotto però c'è ancora roba. Ok, le sedie sono a posto. Tutto in ordine. Amicetti, com'è difficile essere madri i giorni nostri. Tra 10 minuti vado su a controllare che Giada stia bene, povero tesoro. Magari ha bisogno di qualcosa, anche se credo che stia dormendo come una pasquetta. Certo, dormendo. Adesso io me ne vado in giardino. Mi scappa. Perfetto, la mamma è andata in bagno. Adesso vado fuori. Ci sono i pattini! Adesso me li metto fuori i pattini. Ok, adesso ho preso i pattini, però devo chiudere la porta perché sennò la mamma mi scopre. Adesso mi metto i pattini. Mi
mi sono messa i pattini, però un po' piove e un po' c'è il sole, strano. E guardate lì che grigio. Però adesso faccio qualche giretto. Oh, che bello! Adesso giro e torno indietro. Amici, però io ho un po' fame. Vado a vedere la mamma se è ancora in cucina. Che buona questa merenda. Adoro la Nutella. E oltretutto questa sarebbe stata la merenda di Giada a scuola, ma siccome lei non va a scuola me la mangio tutta io. Sì, no, forse sono una madre un po' degenere, ma non importa, è così buona. La mamma sta mangiando la mia merendina alla Nutella. Ma ho sentito dei rumori di sopra, arrivo subito. Giada! Sta salendo di sopra, adesso vado a rubargliela così impara. Allora, amicetti, non facciamo troppo rumore perché starà dormendo il mio angioletto. Adesso vediamo come sta. Ehi, Angeletto, dormi? Mi sa che dorme. Faccio un po' il silenzio e vado a vedere. Oh, ma guardate che carina. Oh, amore mio, della mamma. Sì, si è coperta tutta bene. La lascio dormire ancora almeno una o barra due orette. Che si deve riposare, si deve sfebbrare e vedrete che la gola non gli brucerà più. Brava bambina. Tornata la mamma? No, non mi sembra. Oh, spero che la mamma non mi ha sentito. Adesso è lì la Nutella. Ecco la Nutella. Adesso torno fuori. Allora, la mia Nutella. Nutella. Amicetti, ma dov'è finita la mia Nutella? Oh, ma l'avevo già finita forse. Oddio, ho le travegole anch'io? Non è che mi sto ammalando anch'io? Forse dovrei provarmi la febbre. Le tonsille mi sembrano normali, però non si sa mai, quasi quasi il termometro lo prendo. Oh, adesso ho preso la merenda. Io vorrei andare sullo scivolo, solo che è tutto fradicio. Cosa potrei fare a parte pattinare? Tanto mangio. Fa un po' male la testa, però tranquilli, sto benissimo. Un po' di raffreddore, però sto bene. Mi siedo solo un po' un attimo. No, ma sono finiti i bastoncini. Quanti li ha mangiati la mamma? Non era mica dieta. Ragazzi, è rimasta tantissima Nutella. Ma se rubo un cucchiaino dentro, andiamo. Oh, la mamma stavolta è seduta lì. Devo essere molto sportiva. Shh, la mamma non si deve accorgere di me. Ma come faccio? Faccio l'uovo. È meglio che la lascio più in alto. Amicetti, sono arrivata. Adesso prendo il cucchiaino. Il cucchiaino. Però se siete nella mia parte, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Comunque la mamma non ha ragione. Io sto benissimo. Preso il cucchiaio. Giusto! La Nutella è lì nel box, non posso nemmeno uscire di là. Adesso pian piano con l'ovetto ci riuscirò. Guardate, ho preso la Nutella, adesso me ne scappo, visto che sei alzata. Sì, mi metto sul divano con la copertina. Che tempaccio fuori, sta per arrivare un diluvio universale.
Sì, mi copro e mi metto lì bella bella. Vicenti, devo stare in silenzio. Oh, ha iniziato a diluviare tantissimo. Adesso però mangio. Mi metto qua e anche partire un pochino. No, mio principe, dove... No, rimani. Bacio. Bacio. Principe? Ah, no, era un sogno. Ma dove... Cosa... Oh, oddio, è passata più di un'ora e mezza. Tiene di sopra. Ha la febbre, sta male. Devo andare a vedere come sta, poverina. L'ho praticamente abbandonata tutto il pomeriggio. Vado subito di sopra. Giada! Oh, mamma, speriamo bene. Amore di mamma! Come va, tesoro? Ehi, piccolina! Sono già 2 ore che stai dormendo, amore. Ma poi sarei tutta sudata. Madonna, come l'ho coperta. Troppo! Pattinare, ma se corro in mezzo alla pioggia adesso mi tolgo i pattini senza la ciabatta, ovviamente non vedo l'ora. E io non sto male, è un po' di raffreddore, chissà che cosa è. Mi faccio una corsa sotto la pioggia e 3 e 2 e 1. Che bello. Adesso tocco la temperatura della piscina. È gelata! Certo, la sta riempendo anche la pioggia. E la pioggia è gelata, ovviamente. Adesso vado a torno a giocare. Adesso provo a scivolare. Anche se è bagnato, ma tanto sono tutta bagnata. So benissimo, amicetti, qualche starnutino. Oh, che bello. Mi giro un po' la testa. Aia, che mi viene da svenire. Non è neanche qua. Ma dove diavolo sarà finita? Non mi dire che è uscita. Ora andiamo subito in giardino. Oddio, oltretutto piove, diluvia. La mia bambina, ecco chi mi ha rubato la Nutella. Ma sapevo io che non ero impazzita. Giada! Giada, amore, sei qui. Giada, Giada, ma che cosa? Il mio Nutella viene. Oh no, oddio, sei tutta bagnata, fradicia. Giada, amore, oddio, Dario, aiuto. Oh, non c'è nessuno in casa, sono da sola. Oh no, aiuto. Oh mamma, oh mamma mia, sei fradicia. Oddio, la bambina è fradicia. Oh, mettiamoci qui. Ok, piccolina. Oh mamma, via via le calze. Madonna, è congelata, Vicetti. È congelata. Ora ti spoglio. Allora, la telecamera un attimo via. Appoggiamola qui perché la devo spogliare. Forza, appoggiati qui. Telecamera, mamma. Ok. Giada, Giada, rinvieni per favore. Giada, mi senti? Giada. Oddio, mamma. Oddio, sei tutta rossa in faccia, Giada. Ok, ora proviamo subito la febbre. Mettilo sotto qui. Oh, stai coperta, freddo, stai coperta. Mamma, guardatela, è viola, è pazza, è viola. Avrà 40 di febbre. Ma sentire. Oh, oddio, sei bollente. Ora ti prendo. Tu sei tutta coperta. Ti vado a prendere lo sciroppino. Ci credo che hai freddo. Sei in piscina. Eri mezza dentro la piscina svenuta. Cosa ti ho detto io che dovevi stare a letto? Non l'unicorno doveva dormire tu. Vado subito a prenderti lo sciroppino. Ma che l'unicorno? Mi raccomando, amicetti, voi non fatelo mai. Dovete sempre ascoltare la mamma e il papà. Le mamme e il papà. La mamma e il papà. Vabbè, qui dovete ascoltare i genitori.
è suonato e... 39 e mezzo! No, Giada, allora se non si abbassa questa febbre con lo sciroppo, ti devo portare anche in ospedale, vado a prenderlo! Mamma, dai, ho freddo, prendimi un'altra coperta! Ok, amore, ecco lo sciroppino. Se hai freddo adesso ti do un'altra coperta. No, devi prenderlo. Dopo tutto quello che hai fatto, lo so che fa schifo lo sciroppo. Dai, dolce, dai. Sì, buonissimo lo sciroppino. Dai, manda giù. Che ti fa bene. Ok, adesso dormiamo. Dai, mettiamoci. Mamma, freddo. Sì, ti copro io, adesso prendo un'altra coperta. Ecco qua l'altra coperta. Tesoro. Ci mettiamo qui, vicine vicine, e ci facciamo un sonnellino, e poi ci pensiamo più tardi e andiamo nel letto, ok? Mamma, sei tutta rossa. Mi sa che mi ci vuole il fazzoletto. Mi sa che ho preso il raffreddore e mi brucia tanto la gola. Mamma, lo sai che significa questo? No, non lo so. Che significa? Che devi rimanere a casa e bere lo sciroppo. Oggi devo lavorare, devo andare dalle mie amiche stasera. Anch'io dovevo andare a scuola, ma non sono andata. Quindi adesso te rimani qua e ti bevi lo sciroppo. Oh no, lo sciroppo, no! Accetti, le regole valgono per tutti, sia per i piccini sia per i grandi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel like. Super bimbaccione, ho bisogno dello sciroppo. Vado a prenderti. Io volevo fare il bagno, ma ho mangiato e stare in acqua fino a quando mi bagno. Puoi dire che al mare ti annoi, se c'è tutta la spiaggia che balla con noi. Ok, su, stai.